Tornati qui su Kingdom Hearts Union Cross. Questa è la seconda parte della guida per principianti, che però si andrà a concentrare solo ed esclusivamente sulle medaglie. Allora, le medaglie sono la parte fondamentale del gioco e vi servono per poter combattere. Quando iniziate per la prima volta a giocare, vi verrà offerta un'estrazione gratuita per poter combattere. Poi, dopodiché, da quel momento in avanti sarete voi a dover scegliere cosa acquistare e lo pagherete con i sonanti gioielli che vedete là in cima. Ora, questo è il Medallist, il magazzino dove vengono impilate le vostre medaglie. Dove vedete scritto slot, la parte di qua è la capacità massima del vostro inventario, e che praticamente può essere aumentata dallo shop. C'è proprio scritto increase storage, cioè aumenta il magazzino. E per 100 gioielli potete aumentare la capacità di 5. Poi ci sono dei momenti in cui mettono degli sconti. E per 50 gioielli voi lo andate a aumentare della stessa cifra. Ora, come vedete, qui ci sono le medaglie. Queste qua in particolare sono delle medaglie di livello. sono delle medaglie di livello 7. Come potete vedere, hanno 7 stelle. Come si fa? Cosa significa che sono a 7 stelle? Se è il livello massimo di evoluzione di una medaglia all'interno del gioco. Le medaglie, come vedete, possono essere di vari colori, e cioè questa qui è blu, come potete notare. Questa anche è blu, però è cattiva. È una medaglia che viene indicata con la dicitura reversed, mentre questa qui dorata è una upright medal, cioè una medaglia positiva. Quindi quelle positive sono caratterizzate da questa cornice dorata, quelle negative dalla cornice color, diciamo, questo rosso molto intenso e carico. Cos'altro potete notare guardando queste medaglie? Che in realtà alcune, nella loro parte inferiore a destra, hanno questo piccolo quadratino che vedete qui, altre invece no. Come potete vedere qua, che cosa sono quei quadratini? Sono le skill. Infatti, se apro questa, nella parte dove c'è scritto skill, c'è la tipologia di skill, cioè Attack Boost 4, voglio dire 5, scusatemi, Max, e Lux Plus Plus, che significa? Quando vedete la dicitura Max all'interno di questo gioco, significa che questa skill ha un tasso di attivazione del 100%, il che si spiega da solo, cioè si attiva sempre. Se io vado, ad esempio, a prendere questa medaglia, ha l'Attack Boost 2, ad esempio. Cosa fa l'Attack Boost 2? Aumenta i danni dell'1,4%. Ok, perché è un Attack Boost 2. Ma come vedete, è a livello 1 e ha un trigger rate del 40%. Se io facessi salire di livello la skill qui, aumenterebbe anche il tasso di attivazione, però non arriverebbe mai al 100%. E quindi che significa? Che ci sono delle skill che hanno un tasso di attivazione che non è sempre garantito, e altre sì. E cosa vi fa scegliere se inserire l'una o l'altra su una medaglia? Lo scopo a cui vi serve quella determinata medaglia. Diciamo che se è una medaglia che voi utilizzate per superare degli eventi particolarmente duri, allora significherà che voi dovete avere una certa sicurezza che quella medaglia vi fa un certo numero di danni in maniera fissa, cioè non vi potete mettere a sperare che ci sia la roulette russa e che quindi riuscite ad acquistare il momento buono e quindi vi si attiva, perché gli eventi particolarmente ostici, come ad esempio quello di Sykes, le ultime missioni, voi avete bisogno che quella skill si attivi, cioè che tutto fili liscio come l'olio, perché altrimenti avete perso tempo, e soprattutto sono eventi che durano molto, soprattutto le battaglie finali, e quindi magari state lì per 10 minuti a combattere, poi non vi si attiva quella determinata skill e voi ne perdete di salute perché vi arrabbiate, eccetera, eccetera, e il vostro fegato ne risente. Quindi onde evitare ciò, è questo che vi fa decidere se mettere una skill max, eccetera. Poi ovviamente le skin hanno pure altre diciture, ad esempio questa è un Max Lux Plus Plus, che significa che praticamente aumenta il Lux che si ottiene con questa medaglia. Cioè, ad ogni colpo, voi quando infliggete danno al nemico, oltre a fare l'iconcina del numero dei danni che siete andati ad arrecare al nemico, per ogni danno che gli fate voi ottenete del de Lux. Il Lux sarebbero i punti esperienza. Questo ovviamente quel punto esperienza,
però non complessivamente, quello che ottenete dagli attacchi che vengono arrecati da questa medaglia, in questo caso. Qui invece c'è un altro tipo di simbolo con questo 2 giù. Che significa questo 2 giù? Semplicemente che questo è un attack boost 3 max. SP Gauge 1, che significa che praticamente dove c'è scritto Required Gauges, cioè i punti che vi servono per poter utilizzare questa medaglia, qui in realtà andrebbe a consumare 6. Con questa abilità ve ne consuma uno solo. Quindi è particolarmente indicate per medaglie che sono molto costose e che altrimenti non potete utilizzare in determinati Keyblade, perché ogni Keyblade ha una barra specifica, cioè che arriva fino a un certo livello, e ci sono alcuni Keyblade che in realtà hanno questa barra estremamente bassa, ad esempio che non sumerà il 10 neppure ai livelli più alti, e voi capite bene che se uno immette quella medaglia lì dentro, ad esempio questa, e solo questa medaglia gli consuma 6 barre special, è un problema molto grande. Guardando ancora la medaglia, qui potete vedere questo 4. Cosa significa il 4? Il 4 significa che è una Tier 4, che significa che il valore del guilt può arrivare fino al 130%. Se fosse stata una Tier 5 sarebbe arrivata al 150%, eccetera, eccetera. Perché è importante questo valore? Perché qui vedete c'è questo moltiplicatore. Il moltiplicatore è praticamente il valore per cui voi dovete moltiplicare il valore di attacco della medaglia, quindi voi prendete questo, lo moltiplicate per questo, che poi questo viene aumentato di questa percentuale. In più, dato che c'è il booster è un'aggiunta al guilt. Ci sono degli eventi che vi danno questi booster. In questo caso, completando l'Union Cross, c'è un avatar board che in pratica vi dà i booster per le medaglie negative. Questa è negativa, io li ho raccolti tutti. C'è questo 40% in più che si somma a questo, che poi va a fare la differenza. Sono importantissimi. I più 1000, che ad esempio vedete vicino all'attacco e alla difesa, cosa stanno a significare? Ci sono le medaglie di Chip e Chop che aumentano l'attacco e la difesa della medaglia, a cui voi le date in pasto. Che significa questo? Che questo che voi vedete qui è l'attacco che fa questa medaglia. Voi dite, ma perché è giallo questo valore? Ve lo vado a spiegare. È di quella colorazione perché il trait è strong più 1000. Cosa sono i trait? Ve lo spiego dopo. Sappiate che il trait che ho su questa medaglia è più 1000. Cosa fa? STR più 1000. Aumenta la forza di 1000. Ed ecco perché è di questa colorazione. Questa forza che è aumentata di 1000, però, viene aumentata di altri 1000. Dato dei chip e chop. I chip e chop vi permettono di dare un più 1000 in aggiunta alla vostra difesa e al vostro attacco per un massimo di quel valore. Il costo è il costo che ha questa medaglia per essere immessa all'interno del Keyblade. Il Keyblade ha una capacità massima, che nel mio caso è 213. Se le medaglie che vado a mettere superano questo valore, e io ne devo togliere qualcuna perché altrimenti non lo posso utilizzare. Per diminuire il costo di queste medaglie si utilizzano le medaglie di Seed. Sì, fin qua tutto chiaro, ma come faccio a fare queste cose? Semplice. Vi faccio vedere. Prendiamo questa medaglia qui. Aspettate un attimo. Prendiamo una medaglia che non è livellata né questa. Questa qui. Prendiamo questa. Vedete? Non ha né più 1000. Non ha la cosa che diminuisce il costo, non ha neppure una skill. Vi faccio vedere come si fa tutto. Si va sul level up. Allora, e adesso questa medaglia è a livello 1 di 120, cioè significa che il suo livello massimo può arrivare a 120. La voglio far salire di livello. Allora, dato che io ho 80 medaglie, la cosa principale da fare è premere su Sort. Sort è il motore di ricerca. Permette quindi di farmi ricercare le medaglie specifiche che mi servono. Si preme su Sort. A voi non servirà se avete appena iniziato il gioco. Per me, che invece ho tante medaglie, è fondamentale. Vedete, qui c'è scritto Filter. Mettete su Filter, vi compare questa schermata, vi permette di cercare le medaglie come più vi aggrada. Allora, io sto cercando delle medaglie che danno dei punti esperienza alla mia medaglia. Quindi, che faccio? Premo su Expino e faccio OK. Mi usciranno soltanto le medaglie che danno XP. Come vedete, anche le medaglie di XP sono apposite per le colorazioni.
E ce ne sono diverse. Questa qua dà una certa esperienza, vedete? È arrivata a 6. La tolgo, diminuisce. La metto qui, arriva a 6. Se metto questa già dorata, invece di 6 sarà 11. Dà più punti esperienza. L'elicotterino dà di più. Quella prima dorata ne dava 11, questa qui 17. Ma questa medaglia che noi stiamo facendo in particolare è una medaglia a 7 stelle. Le medaglie a 7 stelle arrivano ad un livello molto alto, che è 120. Queste qui non bastano, ce ne vorrebbero tante. Allora, se si scorre, queste sono le medaglie dello skill. Se si scorre, c'è questa tipologia di medaglia qui, che contiene tutti e tre i paperi. Voi la inserite e guardate, arriviamo al 28%. Potete inserirne tante quanti sono gli slot qui. Una, due, tre, quattro. Level up premete, vai. Ci sarà questa animazione che adesso parte. Vengono date in pasto alla medaglia così. E voilà. E vedete che contestualmente al livello è aumentata anche la forza della medaglia. Quindi perciò è importante farle salire di livello. Queste invece di Zio Paperone sono le medaglie skill. Anche loro hanno un simbolo particolare. Questa medaglia qua cosa fa? È un attack boost 6 e l'Axe Plus. Come avete notato, non è max, è 6, quindi che significa il trigger rate cambia a seconda del livello. Qui ve la fa vedere già a livello massimo, vi dice, quando voi la fate arrivare a livello 20, che è il level cap per la skill, il vostro trigger rate sarà del 54%, quindi c'è il 54% di possibilità che durante la battaglia questa skill si attivi. Avete capito qual è il problema? Quindi no, non è che questa medaglia non è buona, dipende da cosa dovete fare con quella specifica skill, cosa dovete superare, eccetera. Come si dà questa medaglia? È semplice, ne prendo una di poco valore. C'è scritto, questa è una paralisi. La consumiamo così. L'importante è che questo sia illuminato di blu, fondamentale. E in più, la skill deve essere data sempre nel primo slot. È fondamentale. Guardate, se ad esempio metto prima il papero, il nipote di Paperone, inserisco questa medaglia non darà più la skill. Ma se io invece faccio così e premo poi su Overbright Skill, vado ad accendere, boom, noi abbiamo la nostra abilità. Si preme su Level Up e viene data. Animazione, boom, la nostra medaglia a paralisi. Vedete, c'è il lampicino. Non mi piace quell'abilità, ne voglio mettere un'altra. Va bene, fate così. Sempre Overbright Skill, deve essere sempre acceso. E voilà, è cambiata la skill. E così via. Poi voglio abbassare il costo della mia medaglia. Cost, c'è scritto, no? Cost. Qui ci sono i vari seed. Questo seed qui cosa fa? Aumenta il costo della medaglia a 6 stelle di 1. Anche questo lo diminuisce di 5. C'è scritto, e questa di 10. Come faccio ad ottenere questi di 5? Facile. Premete su un seed, fate evolvi. Per fare questo seed, farlo diventare da 5, mi servono 1, 2, 3, 4 seed normali. Ce li ho, vado, evolvo. Seed a 5 stelle. Semplicissimo, voglio quello a 10. Stesso meccanismo. Vado su quello su 5, premio evolve, me ne serve un altro da 5 per fare questa evoluzione. Vado, evolvo. Seed a 10 stelle. Lo metto, il cost diminuirà. Non ne posso usare più perché il minimo che potete abbassare il costo è di 20. E otterrete il vostro meno 20 di costo. Tornando indietro, poi andiamo più in basso. Poniamo caso che io ho questa medaglia che devo trovare. Ho una medaglia, diciamo questa. Questa medaglia qua è una Tier 2. La Tier 2 arriva il suo guilt al 50%. Questa però mi è uscita a 34. E io lo voglio aumentare, lo voglio portare a 50. Come faccio? Semplice, sempre level up. Dovete trovare gli specchietti. Dovete andare in boost. Eccoli qua, ne ho 56. Man mano che li aggiungo, guardate che il guilt aumenta, aumenta, aumenta. Level up.
e si porta avanti. Ok, queste sono tutte medaglie già evolute, ma io come faccio con medaglie che non sono evolute? Come funziona il sistema di guild della medaglia? Facile anche questo. Vi cercherò le medaglie apposite e vi farò vedere. Allora, andiamo giù a tutto. Ho questa medaglia, guardate, sono uguali. Jumba di Lilo e Stitch. Premo, ha questi pallini vuoti. No problema. Andate in ricerca, utilizzate. Vabbè, io devo fare così per forza perché ho tante medaglie, quindi non posso fare altrimenti. Troviamo Jumba, l'altro Jumba. Eccolo qua. Guardate che succede se lo unisco. Si riempie un pallino e guadagna un trait la medaglia. Ci premo. Questo funziona solo se le medaglie sono uguali. Per uguali intendo abbiano lo stesso nome, stesso attributo. Ok, vado. Ok, vai, vai. Partiamo. Ok, trait. Mi esce il trait. Quando unite medaglie così uguali, esce il trait. Mi raccomando, unitele una alla volta, perché se adesso avevo, che ne so, tre Jumba, ce li buttavo tutti e tre, non è che mi uscivano tre trait. Esce sempre un trait alla volta che sostituisce quello precedente, se volete. E si va indietro. Perché questo arriva fino a tre pallini? E ad esempio, non lo so, questa medaglia qui, che a livello 6 stelle, ne ha 6 che si vanno a concludere nel guild. Perché praticamente, una volta evoluta a livello 6, si sbloccano gli altri pallini. Allora voi cosa dovete fare per riuscire a evolvere questa medaglia? Fate così semplicemente. Guardate queste due medaglie, sono identiche. Queste qua diciamo del coniglio di Alice. Cosa ho fatto io? Ho riempito gli slot qui e gli slot qui. Ok? Se adesso le vado a evolvere, faccio su evolvi. Faccio vedere come si evolve la medaglia. Per evolverli ho bisogno di tre topolini e le fatine. Che adesso non ho, vedete? Non ne ho di quelle verdi. E si guadagnano in maniera giornaliera nelle special. Mi pare che il loro giorno è il giovedì. Però non vorrei sbagliare, non sono sicuro perché non lo ricordo bene purtroppo. Io la evolvo. E verrà così la medaglia, vedete? Ha tre pallini e tre però che devono essere riempiti. Ed ecco perché io ho fatto l'altra. Perché quando vado ad evolvere l'altra, io ho questa qui, con questi altri tre pallini, le prendo, le unisco e ottengo il guild. Questo è il meccanismo di funzionamento del guild e questo è come si evolvono le medaglie. Per evolvere le medaglie però ci sono queste condizioni, cioè devi avere tre topolini, questi qua, devi avere le medaglie, quindi le medaglie che ti vengono indicate sotto fondamentalmente, ma inoltre cos'altro dovete avere? Vedete, qui è rosso, perché in realtà bisogna portarla prima a livello massimo la medaglia e poi si può fare l'evoluzione. Altra condizione. Un'ultima cosa che vorrei spiegarvi è l'evoluzione delle medaglie a livello 7. Prendo sempre questa medaglia, io la voglio evolvere. A livello 7 mi servono 6 fate turchine di guild di tier, in realtà più che di guild, di tier 6. Come le ottengo? Allora, questa è la parte più complicata, diciamo, e più difficile, soprattutto per i nuovi giocatori, perché si ottengono da questi banner che stanno nello shop. Eccole qua, le fatine. Da questo qui potete ottenere quelle che vanno da 1 a tier 3, da tier 3 a 8, da 5 a 8. Cosa vi serve per fare queste estrazioni? I biglietti. Dove li prendo i biglietti? Nel PvP. Dove lo prendo il biglietto d'oro? Se superate, riuscite a posizionarvi in una posizione intorno al 1000 come ranking. Quella dorata entro, mi pare, dei 5000 in poi, e quella bronzo. O vincendo i match nel PvP, ogni volta che vincete i match vi vengono dati un certo numero di punti. Arrivati a un certo numero di punti ve ne sbloccano, un numero però finito, non infinito. E poi facendo le classificazioni del PvP, e questo è il principale problema. Cioè, voi se non siete competitivi nel PvP, e per essere competitivi bisogna spendere il denaro per arrivare oltre certe posizioni, perché dovete avere le medaglie con certe tipologie di trait, perché il trait che vi ho fatto vedere sono solo alcuni di quelli che ci sono, sono tantissimi. Purtroppo non vi posso dire tutti insieme perché altrimenti vi andrei a creare confusione e determinate cose le dovete scoprire voi man mano che giocate, ma sappiate questo, ogni volta comunque ci sono indicazioni e tutto. Quindi non potete sbagliare. Per quanto riguarda sempre le medaglie,
Allora, le medaglie si dividono tra medaglie di attacco e buffer. Kairi è la medaglia buffer storica. Che sono i buffer? I buffer sono quelli che vi potenziano le statistiche, vi aumentano l'attacco, vi aumentano la difesa e vanno a diminuire quella dell'avversario. Sono fondamentale. E vanno sempre messe prima di tutte le altre medaglie. Se voi siete nuovi giocatori, dovete avere una medaglia buffer buona. Dovete cercare di ottenere almeno una medaglia copiatrice, che sono queste che stanno qui. Sono medaglie copiatrici, sono le medaglie con il valore più alto nel gioco. Le dovete avere, non perdono mai di valore, sono fondamentali. E poi, diciamo che ci sono le varie. Queste tipologie di estrazioni sono particolari perché sono state ideate proprio per chi gioca. Questo, diciamo, era un buffer forte tempo fa. Queste due Kairi qui che vedete, da me illuminate, sono quelle attualmente forti. Queste sono appena uscite e sono fortissime, cioè praticamente vi risolvono dagli stati alterati e soprattutto portano al massimo i potenziamenti per il loro tipo di attributo, cioè tipo Kairi è positiva, vedete è dorata, vi aumenta al massimo la forza, la difesa, le forze elementali, la forza positiva, e diminuisce al massimo la difesa negativa all'avversario. Cioè fa tutto, Escion è proprio l'opposto. Fanno la stessa cosa, solo positiva e negativa. E allora voi dite, ok, io ho appena iniziato a giocare, dove pullo? Io in realtà vi consiglierei di fare le estrazioni sulle Prime Medal, perché le Prime Medal non solo sono medaglie offensive, ma sono medaglie anche che vanno a buffarsi. Aumentano quella che è la forza relativa al loro attributo, sia elementale che karmico, cioè positivo o negativo che sia. E quindi, cioè, se siete all'inizio del gioco sono fondamentali, poi però il buffer vi serve sempre. Quindi tenete in considerazione questa. L'importante è questo: se siete free to play, voi dovete spendere soltanto sui banner dove c'è scritto, dove c'è questa dicitura. Within 5 draw, che significa? Sono i Mercy Pool. Mercy Pool significa che dopo 5 estrazioni voi otterrete la medaglia che volete. Dovete pullare solo sui banner che vi assicurano di ottenere le medaglie che sono indicate sul banner stesso. Altrimenti lasciate perdere, è inutile mettersi a rincorrere banner dove l'estrazione è casuale, dove anche se estraete 60 volte non è detto che abbiate la medaglia. Perché è tutto casuale, è come giocare gratta e vinci. Se potete arricchirvi, potrebbe non succedere un cacchio. Se voi premete su Drawed, ci sono scritte pure le percentuali per cui la probabilità che vi esca o meno quella medaglia. Fate solo i Mercy Pool, altrimenti il gioco diventa frustrante e non riuscite a competere. È un gioco, dovete divertirvi, se vi fa piacere provate la sorte. Ma sappiate che c'è una buona possibilità, fortissima, che rimaniate delusi. Quando c'è scritto Folly Price Deal, significa che i gioielli che voi dovete spendere, che sono indicati qui, diminuiscono ad ogni estrazione che fate. Ad ogni estrazione che fate pagherete sempre meno. E questo, tra le altre cose, è anche un Mercy Pool. Dopo 5 estrazioni lo ottenete. Come faccio a vedere se è un Mercy Pool, se non c'è quella dicitura che ho fatto vedere prima? Andate in dettagli, vi leggete quello che c'è scritto nella notice. Sì, è in inglese, cercate di sforzarvi. E c'è scritto Mercy Pool. Oltre che quelle indicate qua sono le medaglie che vi escono. Qui otterrete almeno due di queste medaglie che stanno scritte qua. Vi può uscire anche la stessa. Poi infine ci sono questi sono i giorni per cui potete stare 9 giorni e poi il banner va via. 9 giorni, 4, 5, 10, 10. Questi non spariscono mai, resteranno sempre lì. Ok, infatti questo è anche Newcomer's Deal. Ultima cosa che voglio far vedere, vi sto dicendo comunque la parte grossa, vi sto dando delle informazioni, non è tutto. In questa parte qua c'è scritto cosa fanno le medaglie, ok? Questa ignora gli attributi del bersaglio, aumenta la forza elementale di uno, di tutti gli elementi, non solo del rosso. Le medaglie in colore voi non le potete usare, escono in alcuni banner e in pratica servono solo per dare il trait alla medaglia, cioè che per fare cosa? Voi direte per dare quel pallino,
che vi ho fatto vedere prima, e per dare il 30 alla medaglia. Semplice. Queste ad esempio le ho ottenute facendo l'evento di Sykes, non estraendo. Allora, queste qua, queste medaglie servono per darvi soldi, li dovete vendere. Fate sell medal, venite qui, ci premete sopra e le vendete. Facilissimo. Sono medaglie che servono per essere vendute, queste qua. Vi danno soldi, perché voi per fare le evoluzioni, le fusioni e le cose vi servono il denaro. Altre medaglie evolutive, i paperoni, medaglie speciali. A volte fanno degli eventi, degli eventi particolari dove vi dicono c'è questo banner, premete, se vi esce una di queste medaglie, per ogni medaglia di questa tipologia che vi esce, partendo da oggi, che ne so, 10 febbraio al 20 del mese, per ogni medaglia di quelle che avete ottenuto giornalmente, vi daremo 1000 gioielli. Fanno così ogni tanto. E queste sono le suddette fatine. Allora, questo è tutto per le medaglie. Non sono stato esaustivo perché comunque non vi ho fatto vedere molte cose, non ho descritto le differenziazioni. Perché questa cornice è grigia? Perché questa medaglia è a 2 stelle. Quelle che vi ho fatto vedere io erano a 7 o a 6 o addirittura a 5. Più è basso il grado della medaglia, cambia la conformazione della medaglia, cambiano i requisiti per evolverla. Qui ci vogliono maghi Merlino e deve stare sempre a livello 30. Allora, questo è quanto, non vi dico altro perché in realtà dovrete assorbire le cose voi giocando. L'importante è questa: quando vi si apre il gioco, vi si apre la parte delle notice. Se anche non si dovesse aprire, andate in Other, Notice, viene aggiornata quasi tutti i giorni, vedete scritto new qua, aprite e leggete, è fondamentale. Sì, anche se in inglese non riusci, sforzatevi, piano piano dovete comunque leggere, cioè spiegato tutto nel dettaglio, non potete sbagliare. Posso capire che magari gli effetti delle medaglie, le strategie, le cose è un qualcosa più complicato, questo si tratta di leggere e capire, è facilissimo. Io vi saluto, vi scuso per questi 27 minuti, purtroppo non c'è modo di riassumere di più queste cose, perché comunque ad esempio io le ho imparate mano a mano giocando nel corso dei mesi, e spiegarle in poco tempo è difficilissimo. Comunque spero di esservi stato chiaro e non vi preoccupate, man mano che giocherete imparerete tutto. Io vi saluto e alla prossima.